Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questa parte stiamo ormai affrontando le ultimissime battaglie che questo Pokémon Fan Game ha da offrire. Nella scorsa parte vi ho fatto vedere il funzionamento di questa macchina che vedete alle mie spalle, ovvero una macchina che ci porta in altre dimensioni dove possiamo combattere i cosiddetti portatori del Pokédex, ovvero i nostri protagonisti, noi stessi quando giocavamo in vari giochi Pokémon, quindi a Pokémon Platino, a Pokémon Nero, Pokémon XY, Pokémon Rosso, Blu, Verde, cioè andiamo ad affrontare esattamente noi stessi, quella squadra. Quindi andiamo, abbiamo già fatto Red, Blu e Green, oggi tocca a Yellow. Eccoci qui, questo posto sembra essere il Bosco Smeraldo, ma si potranno incontrare Pokémon selvatici, non credo. Ed eccoci qui. Salve Yellow, il mio nome è Yellow, ho ricevuto delle abilità psichiche da From Here that give me the ability to read the emotions of Pokémon and heal their wounds, ok, praticamente ha la possibilità di leggere i pensieri dei Pokémon e guarire le loro ferite. Per quello mi è stato dato il soprannome di Healer, ovvero curatrice. Mostrami le tue abilità. Vai, sfidiamo Yellow. Eccola qua. Che manca in campo Ratty. Livelli un po' bassi, per la nostra Yellow. Livello 50. Abbiamo inondato la Pantegana. Ecco fatto. Poi, Gravi. Sarebbe Graveler, immagino. Mandiamo Sceptile. No, Golem direttamente, ok. Leaf Blade. Resiste con vigore e usa Ritual Scudo, va bene. Perfetto, abbiamo tirato giù anche Golem. Poi Omni sarebbe Omastar. Sì. Vai. Poi vediamo un po' chi manda. Dodi sarebbe Doduro, immagino. Dodrio, andiamo di Donphan. Effettivamente avrei potuto mettere quest'ultima parte, quest'ultima battaglia nell'episodio precedente. Solo che mi è proprio passata di vista. Non l'ho proprio vista Yellow come battaglia, pensavo fosse solo Red, Blu e Green. Quelli della prima generazione, ora Kitty. Kitty e Sengnone. Kitty dovrebbe essere che Persian, immagino. No, Butterfree, ok. Beh, possiamo comunque usare Trotchop. Sì. Ok, variazione e poi andiamo di Missile Spear, no? Ed infine Chuchu. E chi cacchio è Chuchu? Vabbè, lasciamo Heracross. Ah, è Pikachu, perfetto. Quindi Earthquake. Perfetto, abbiamo battuto anche Yellow. Spero che nessuno si sia fatto male. Assolutamente no. Hai fatto un buon lavoro. Sono contenta che chiunque stia bene. Ok, possiamo tornare quindi nel nostro mondo e andare subito a sfidare Gold. Questo posto sembra New Bark Town, che dovrebbe essere Borgo Fogna Nova, forse? Sì, credo. Oddio, non ricordo preciso il nome. Ed eccolo qui, Yellow. Volevo dire Gold. Il mio nome è Gold. Ho l'abilità di trarre il massimo potenziale dai Pokémon Baby. Per quello sono stato soprannominato Hatcher. Sarebbe tipo colui che schiude le uova. Ok. Aibo. Che è Aipom. O meglio Ambipom. Andiamo di Surf e inondiamo Ambipom. Ecco qua, Greninja. Diventa Greninja forma Ash. Poi Polibo, lo sia Politeod, quindi mandiamo in campo Sceptile. Eccolo qui. Ma se lo facessimo Mega Evolvere questo nostro Sceptile. Ecco fatto. Addio Politeod. Poi Exbo, Espeon forse. Mandiamo in campo Greninja. No, Typhlosion, ok. Va bene comunque, Surf.
Poi Sambo, questo sarà Sunflora. Quindi andiamo di Sceptile, Mega Sceptile, anzi. Eccolo qui, e andiamo di Ixisor. Infine Togebo, ovvero Toge, Togepi, Togetic. Andiamo Pikachu. Togekiss addirittura. Vai Thunder Punch. Metronomo, cosa usa? Rock Smash. Va bene. È in più paralizzato, ti sta bene. Vai Thunder Punch. Perfetto, Pikachu a livello 78. Ed ora Pibu. Cosa sarà Pibu? Per me è tipo Pikachu. O Pichu, qualcuno di quel tipo, forse Raichu allora. No, Pichu proprio, perfetto. Questo Pichu si becca un Earthquake in faccia, poverino. E non può più fare nulla. Abbiamo sconfitto quindi l'allevatore Gold. Ecco qua. Abbiamo provato i Lava Cookies. Gli suggerisco a tutti quelli che viaggiano ad Hoenn. Beh, grazie. A questo punto possiamo tornare nel nostro mondo e proseguire con Silver. Sembra essere Smeraldopoli. Anche questa? Ok, cerchiamo Silver. Eccolo qui. Salve. Il mio nome è Silver. Le mie abilità sono nello scambio dei Pokémon. Perfetto. Captured by the Masked Man. Attenzione. Sono stato soprannominato Exchanger. Mostrami le tue abilità. Eccolo qua, Silver. Rimane in campo Weavile. E andiamo di Surf. Perfetto. Poi Hunchcrow. Contro Hunchcrow manderò Donphan. E andiamo di Rock Slide. No, fallito, peccato. Ed ora l'usa volo. Beh, buttiamo un Double Edge a caso, tanto lo falliamo. Ecco fatto, ed ora andiamo di Rock Slide. Bene così. Poi Kingdra. Contro Kingdra userò Sceptile. Andrò di Mega Evoluzione e Leaf Blade. Azz, siamo diventati di tipo drago proprio per farci colpire dal suo tornado. Perfetto. Poi Ursaring. Heracross è tutto tuo. E andiamo di Close Combat. Perfetto, infine Feraligatr, vai Sceptile, anzi Mega Sceptile. E andiamo di Energy Ball. Perfetto, infine Gyarados. Contro Gyarados, Pikachu, è il tuo turno. Ah, Gyarados rosso. Ok, andiamo di Electro Ball. Fa più o meno lo stesso danno di Thunder Punch. Non riusciamo proprio a one-shottare queste Gyarados, eh? Electro Ball. Perfetto, abbiamo battuto Silver. Devo provarci più duramente. Devo diventare più forte. Non importa a che costo. Va bene, incazzato come al solito. A questo punto possiamo tornare a casa, esattamente. E andare a sfidare Cristallo. Cristallo. Questo posto sembra essere, boh, Ecruteak City, non so cosa sia in inglese sinceramente. Cerchiamo la nostra Cristallo. Non possiamo andare su di qui. Ma forse qui sotto? Nope. Vediamo un po' dov'è. Eccolo qua. Davanti alla torre.
Il mio nome è Crystal. Ho masterato, se così si può dire in italiano, l'arte di catturare i Pokémon e di completare il Pokédex che mi ha dato il professor Oak. Per quello sono stata soprannominata la catturatrice, va bene? The Catcher. Eccolo qua, Cristalla. Comanda in campo Archie, bellissimo Arcanine. Andiamo però di surf per purtroppo one-shottarlo, purtroppo per lui. Ecco qua, Greninja. Forma Ash, poi Molly, che sarebbe Hitmonlee molto probabilmente. A questo punto contro Hitmonlee mandiamo Charizard, dai, facciamolo sgranchire un po' questo Charizard che è un po' che non combatte. Ok, Molly e Hitmonchan, va bene. Perfetto. Poi Natì. Sarebbe Natu, immagino. Mandiamo Donphan. Sì, infatti. E andiamo di Rock Slide. Perfetto. Poi Megari, sarebbe Meganium immagino. Ma andiamo in campo Heracross, sì. Ok, eccola qua Meganium. Mega evolviamo Heracross e andiamo di Pin Missile. Perfetto. Poi Bonnie. Non so chi sia. Ah, ok, Cubone. Bene, allora andiamo di Close Combat. Perfetto. Ed infine Parasea, che sarebbe Paras, immagino. Eccolo qui, andiamo ancora di Missile Spillo. Ecco fatto. E abbiamo sconfitto anche Crystal. Cattura fallita. Usi differenti tipi di Pokéball? Ok, ognuno ha i suoi pro per poter catturare qualcuno. Allora, dov'è ora il coso per teletrasportarci via? Vediamo, eccolo qui. Perfetto. A questo punto, ragazzi, anche per questo video è tutto. Nel prossimo andremo a fare gli allenatori di Hoenn. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. La Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!